Mamma mia, che bella, 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 che bella. Ne ho fatte 500, ne ho fatte 500, lo speciale, andiamo a baciare il punto di corda, ma andiamo anche a sporcarlo un po' con queste traiettorie, perché bisogna sporcare le traiettorie con questa macchina. E sentila, sparami, sparami dentro, un rapporto dietro l'altro, che fucile, che fucile, che fucile. Allora, rispetto a Giulia, sono veramente la persona più felice del mondo in questo momento. Oggi sono emozionato e anche un po' arrabbiato perché piove, perché sono in compagnia di Sua Maestà Giulia. GTA M, la versione più estrema del progetto Giulia, e che oggi voglio raccontarvi perché avrò l'occasione di guidarlo sia su strada ma in pista e soprattutto nella sua veste definitiva. Avete visto la prova di Emiliano ancora su un prototipo, ma la vettura che vedrete oggi è esattamente quella che andrà in commercio in quei 500 esemplari che sono già stati tutti venduti e che ha tutte le forme definitive, non ha più nulla da nascondere sotto le pellicole optical. Allora, c'è tanto da dire, seguitemi perché sarà una cosa abbastanza interessante. Sono un filino emozionato perché qua a Balocco si respira sempre quell'aria di Alfa Romeo. Quando si vanno a toccare certe corde di quello che è stato l'automobilismo in Italia in quegli anni, un pochino torna un po' di malinconia, un po' di nostalgia. Ma non perdiamoci in chiacchiere, andiamo a riscoprire Giulia Quadrifoglio GTM. Allora, parte tutto dal frontale. Frontale che è stato ritoccato, lo vedete, diverso alla Giulia Quadrifoglio perché abbiamo una lavorazione di queste appendici in fibra di carbonio completamente diversa. Perché? Perché qua davanti c'era una necessità che arrivava direttamente dal team degli ingegneri. Siccome il motore è stato portato a 540 cavalli, quindi 30 cavalli in più rispetto al normale, attenzione, 30 cavalli in più, pur mantenendo un motore completamente omologato con normativa Euro 6D, c'era bisogno di raffreddare di più il motore, quindi far arrivare più aria a tutti i radiatori, e quindi si è dovuto lavorare andando a unire un po' uno studio di design completamente diverso a quella che era questa funzione. In più poi sono stati aggiunti altri elementi con questi splitterini in fibra di carbonio che vanno a dare delle winglet, delle nuove appendici aerodinamiche che vanno appunto a deviare i flussi e vanno a indirizzarli nel punto giusto per ridurre le turbolenze e aumentare come sempre, anzi diminuire, il coefficiente di penetrazione aerodinamico. Quindi più aria, motore che è stato cambiato, è stato rivisto nel circuito di lubrificazione, sono stati aggiunti due iniettori in più per ogni camera, per ogni camera dei cilindri che vanno a lubrificare meglio, e è stato raffreddato con queste soluzioni. In più qua davanti è stato ritoccato tutto l'Active Aero Splitter, che come ben sapete è una parte attiva, è una parte di aerodinamica attiva, perché superata una certa velocità si abbassa automaticamente per creare deportanza all'avantreno. La novità è che adesso si può estendere manualmente di più o meno 4 cm. Ciò significa che se vogliamo configurare la vettura per un utilizzo su una pista veloce, andiamo a tirarlo più in dentro, così quando si attiva crea meno deportanza ma favorisce la velocità massima. Se invece vogliamo utilizzarlo su una pista un attimino più impegnativa con un misto un pochino stretto, possiamo andare ad estenderlo in modo che quando si attiverà la deportanza sull'avantreno sarà maggiore. Poi la lavorazione di tutte le appendici aerodinamiche è fatta ovviamente in collaborazione con Sauber, e qua infatti abbiamo anche degli adesivi che lo testimoniano, perché questa vettura ovviamente è stata studiata in Galleria Vento proprio appunto dal team di ingegneri Sauber. Ci sono delle lavorazioni anche qua sulla parte posteriore, sicuramente a partire dall'ala, che è l'elemento più vistoso di Giulia GTA M, lo vedete con questa forma iconica, ma soprattutto con la possibilità anch'esso di essere regolato. Infatti qua vedete l'attacco di questa brugola che può essere appunto staccato e riposizionato a seconda dell'utilizzo che se ne fa della vettura. Poi qua dietro abbiamo un estrattore che su Giulia Quadrifoglio è sempre stato reale, a funzione reale, che è stato modificato a sua volta perché, visto che con GTAM abbiamo il doppio scarico centrale a Krapovic, è stato possibile lavorarlo in modo diverso perché non abbiamo i terminali di scarico di lato. Di conseguenza è stata modificata la forma, modificandone la forma e lavorando sempre meglio su quelli che sono i flussi aerodinamici, hanno avuto la possibilità di generare più deportanza con l'effetto suolo che viene accentuato anche da altri piccoli dettagli. Ad esempio qua sotto, più o meno in questa posizione, ci sono due winglet che iniziano già
termine tecnico, ragazzi, a sparare fuori l'aria da subito per fare in modo che su tutto il fondo si crei una zona di bassa pressione che risucchi la vettura a terra. E poi è stata fatta un'altra cosa molto intelligente. Differenziale autobloccante qua dietro, è stata rivista l'attacco che c'è appunto sul fondo della macchina, che va a portare aria al differenziale posteriore per fare in modo che non si surriscaldi e soprattutto mantenga le performance nel tempo. Quindi a livello aerodinamico è stato fatto questo. Come vedete, anche le minigonne sono state un attimino cambiate perché a una certa sale questa aletta che anch'essa funzione reale di stabilizzare i flussi, che va appunto a migliorare quella che è la percorrenza della vettura e soprattutto va a ridurre quello che è il drag aerodinamico. Anche tutta questa parte qua è ovviamente reale perché serve, in particolare questo sfogo va a tirar via tutta la zona di alta pressione che si crea all'interno del passaruota, passaruota che viene carenato, anzi ruota che viene carenata proprio dai flussi aerodinamici che vengono incanalati da tutte queste appendici. Poi, parte di aerodinamica l'abbiamo vista, dettagli in più. Prima vettura al mondo che di serie integra dei cerchi con attacco monodado omologati. L'attacco monodado non solo è qualcosa di un primato, appunto perché è l'unica vettura ad ora ad avere questa omologazione, ma hanno anche un vantaggio: oltre ad essere belli esteticamente, in complessivo su tutti e quattro i cerchi vanno a far risparmiare 5 kg. 5 kg che non sono pochi, ma soprattutto 5 kg dove servono, quindi sulle masse non sospese. Non male, poi ovviamente cambia anche il design del cerchio, che rimane sempre questo circolare a fiore, ma non è più da 19 pollici, ma è da 20 pollici. L'impianto frenante rimane lo stesso carboceramico che già conosciamo. Poi, come vi ho detto, la vettura cambia nell'anima perché ha 100 kg in più di downforce, 100 kg in meno di peso. Come hanno fatto a far pesare questa vettura 100 kg in meno? Beh, con degli interventi mirati, soprattutto nella parte interna. Parte interna che vede uso di Alcantara ancora maggiore, lo vedete che tutto il cruscotto è rivestito in Alcantara, ma soprattutto l'utilizzo di questi sedili bellissimi sviluppati con Sabelt, che sono sviluppati su un guscio completamente in fibra di carbonio. Bello, e tra l'altro guardate che belle le cinture con attacco multipunto, è veramente racing come soluzione, ma soprattutto qua dietro l'eliminazione dei sedili posteriori. Infatti non ci sono più, c'è questo vascone che è fibra di carbonio rivestita in Alcantara che va appunto a riempire lo spazio, e poi con tutto l'elemento del roll bar dove si vanno ad agganciare poi anche le terminazioni delle cinture. Anche qua dietro ovviamente la portiera è stata svuotata e non è stata messa plastica, sentite il suono con me, ma è stata messa fibra di carbonio. Peso che è stato tolto anche nella parte alta, mettendo dei finestrini in plexiglass anche qua nella parte posteriore. Il vetro pesa, il plexiglass un po' meno, e quindi hanno utilizzato questo escamotage. Tra l'altro vi faccio notare una piccola cosa, un piccolo dettaglio andando ad aprire il vano bagagli. Qua dietro poi c'è la parte finale di quello che è la struttura che è stata montata dietro per il roll bar, che essendo agganciata al telaio, in realtà proprio praticamente sopra ai duomi posteriori, va a dare una resistenza torsionale ancora maggiore alla piattaforma Giorgio, che già dal punto di vista dinamico è qualcosa di ineccepibile anche a livello di resistenze torsionali. Poi per il resto la vettura non cambia, è una Giulia, la conosciamo, si guida benissimo, carreggiate più larghe, angoli ruota diverse, diverse sensazioni sullo sterzo e soprattutto un assetto che è stato rivisto, perché ok che sono state fatte queste modifiche, ma la vettura è anche più bassa, ha un assetto diverso, e in particolare l'assetto è stato ritoccato a livello delle sospensioni e delle molle, molle che sono non solo più basse, ma anche più leggere, e poi ovviamente sospensioni che sono state tarate appunto per questa nuova altezza del veicolo. Per il resto io la guido. Io sono in strada per... Ci tenevo a farvela guidare su strada perché gli ingegneri mi hanno fatto un mazzo tanto dicendomi: devi per forza guidarla anche su strada perché devi sentire la taratura degli ammortizzatori, delle sospensioni e tutto il resto. Perché?
Una persona vede questa macchina dall'esterno e dice: ok, spoileroni enormi, alettoni, alleggerita, settata, allargata, sarà dura come un chiodo, sarà una tavola di legno inguidabile. No, no, perché qua bisogna sfatare un'altra credenza comune, ovvero le macchine, per farle stare di più su strada, non hanno bisogno di essere irrigidite. Cioè, quando una persona vuole rendere più guidabile una vettura magari di serie, cosa fa? Gli compra le molle ribassate, irrigidite, le sospensioni Bilstein B12 e un miliardo di altre diavolerie, la macchina diventa un chiodo piatto così, ed è normale che quando fa una curva la persona dica: ah sì, sta giù di più. Però non è così che si rende una macchina migliore. Bisogna farle lavorare le sospensioni, bisogna far copiare l'asfalto bene, le gomme, tutto. E di questa cosa me ne resi conto da Dallara, per la presentazione della Dallara stradale. Questa macchinetta che tu la vedi, è lì tutta bella, tranquilla, leggera, la guidi, sembra una Ford Ka quando la guidi, perché è tutta morbida, è una macchina che puoi andarci in giro a fare qualsiasi, è morbidissima, però fa 2 G di accelerazione gravitazionale laterale in percorrenza di curva, 2G. Quindi non è che bisogna pompare le sospensioni, non è che bisogna irrigidire la macchina per farla guidare meglio, bisogna lavorare di testa sugli assetti, e qua l'hanno fatto. Infatti ci hanno detto: guardate, la macchina è comunque più larga, più bassa, più di qua, più di là, più di su, però guidatela per strada. E io non mi sarei mai aspettato di guidare una macchina del genere su strada. Io tra l'altro adesso sono in race, l'asfalto è comunque regolare, e la macchina già così è più confortevole della mia 159. E se la metto in normal, in neutral, non so come l'hanno chiamato, normal, è morbidissima. Ha fatto veramente un bel lavoro, credetemi. E questo vuol dire che non è una macchina che, poi tralasciando il discorso che verrà comprata da collezionisti, non è una macchina fatta per l'uso in pista, ma è fatta anche per muoversi su strada. È estrema, sì, ma ci fai viaggi. Questa è una bella chiave di lettura di questa vettura. Comunque, torniamo a noi, vi do 2 dati tecnici. Motore lo stesso, è cambiato, sono cambiate quelle 2 piccole cose che vi ho detto, sempre 600 Nm di coppia, 540 cavalli, trazione posteriore, differenziale autobloccante, sterzo che ha delle sensazioni nettamente migliori, perché allargando le carreggiate è normale che viene influenzato anche il comportamento dello sterzo, non solo dalle ruote anteriori ma anche da quelle posteriori, perché anche andando a toccare il retrotreno cambia. Cioè, se noi ipoteticamente non toccassimo niente davanti ma toccassimo soltanto qualcosa dietro, sulle sospensioni dietro, lo sterzo sarebbe comunque diverso. Quindi è tutto l'insieme che rende lo sterzo ancora più reattivo. Sterzo ancora più reattivo, una taratura forse leggermente diversa delle logiche di gestione del cambio e dell'erogazione del motore, ma questo lo voglio capire bene tra poco. Per il resto cambia poco nulla, è una vettura che, la vedete, adotta ancora soluzioni ancora più estreme, come le maniglie che non esistono, sono questi pezzi di intrecciato di nylon, e sento già adesso, poi in pista lo scoprirò un attimino meglio, un filino di stabilità in più sul retrotreno della vettura, perché la sento un attimino più, non saprei come dire, più spallata, più chiusa, più giù, torce di meno, flette di meno, e tanta roba. Per il resto non ci sono altre cose da dirvi, voglio proprio capire in pista come cambia questa vettura, ed è proprio dove sto andando in questo momento. E intanto, prima di salire, vi faccio vedere la figata, perché ci hanno setupato la vettura con l'estensione massima sia dell'Active Aero Splitter qua davanti. Vedete, tra l'altro compare anche una scritta non salire, solo uso pista, e lo vedete che il fermo è stato messo poi nella parte più in fondo, in modo che si possa estendere quanto più possibile. Anche l'ala posteriore, guardate un po', tac, è sollevata, e in una pista come il misto Alfa, dove comunque non raggiungiamo velocità astronomiche, non siamo a Monza, questo fa veramente tanto tanto effetto, soprattutto nelle variantine che ci sono, molto strette, e lì sì che si sente veramente tanto. Comunque andiamo, va che me la lasciano in pista da solo, io non ce la faccio più, lo voglio guidare. Comunque non vi ho fatto vedere troppo gli interni prima, perché in realtà li avete già visti nell'anteprima di Milano. Questi sedili sono incredibili, perché comunque sviluppandosi su monoscocco in fibra di carbonio riescono ad essere molto molto comodi, complice anche la taratura degli ammortizzatori, e
cinturoni di sicurezza con aggancio multipunto, ti tengono veramente inchiodato al sedile ed è una cosa molto intelligente. Tra l'altro, guardate l'assenza qua sopra di un cuscino per la testa, in realtà è comunque morbido, favorisce una cosa molto importante che tra poco vedremo, perché quando hai sul casco è importante che non ci sia qualcosa che vada a spingerlo in avanti, e infatti è una posizione adatta per guidare. Dai, su, montiamo le telecamere, andiamo. Buono. Ne abbiamo solo due. Lo so. L'occasione è più unica che rara, sono qua al centro sperimentale di Balocco nel Misto Alfa, quindi la pista storica di questo centro di ricerca e sviluppo costruito da Alfa Romeo. Sono da solo, sono a bordo di una Giulia GTA M e ho una pista che per fortuna si sta asciugando, quindi andiamo a capire un po' che sensazioni mi dà alla guida quando decido di sfruttarla a pieno. Partiamo tranquilli, che intanto vediamo un po' com'è la macchina e poi proviamo a spingere un filino di più. Adesso iniziamo già subito a dare gas, l'estensione dell'appendice aerodinamica al massimo, e questo mi permette di spingere già subito giù tutto di gas su questa curva, perché ho l'aerodinamica che mi aiuta. Qua è inutile frenare e staccare all'ultimo perché tanto è bagnato, e tanto qua abbiamo una variantina, è inutile mettere sotto torchio l'impianto frenante, meglio utilizzarlo dove ci possiamo divertire un po' di più. Di nuovo su tutto il gas, si sente che il motore ha 30 cavalli in più, 30 cavalli che lo aiutano veramente veramente tanto, soprattutto a raggiungere delle velocità massime più elevate. Si sente veramente di come la vettura, mamma mia come sta sotto, mamma mia che telaio, si sente benissimo. Come Che roba, non serve neanche scalare così tanto le marce perché il motore ti tira fuori, soprattutto è umido qua sotto e evitiamo di mettere in crisi per niente la vettura. Vi stavo dicendo, si sente benissimo di come le carreggiate allargate abbiano fatto in modo che facciano in modo che le sensazioni allo sterzo siano completamente diverse. La vettura poggia di lato ancora di più rispetto a una quadrifoglia normale e porca galera ragazzi come sta sotto questa macchina. Si sente tantissimo che pesa 100 kg in meno, 100 kg in meno che su una macchina sono tantissimi, e che ci danno la possibilità di cambiare direzione ancora più velocemente di quanto Giulia non faccia già di suo. Porca miseria ragazzi, se va forte questa macchina, cambi di direzione sono fulminei, veramente qualcosa di incredibile, devastante. Il cambio sembra ancora più violento di quanto non sia su Giulia normale, e veramente abbiamo qua una macchina che è una supercar, non è una non è una berlina di segmento D con 540 cavalli. Questa è veramente una supercar, possiamo andare giù tranquilli perché l'aerodinamica si sente che mi sta schiacciando giù, non sono pochi, più di 100 kg di downforce su una macchina del genere. Certo, non siamo a livelli, giù tutto, non siamo a livelli di Formula 1, però ragazzi, qua abbiamo veramente a disposizione lo stato dell'arte di quella che è la tecnica che può essere implementata su una macchina di questo genere. Qua è strettino, andiamo piano in uscita. E spariamo anche un piccolo sopra. Bella. E giù. Qua rallentiamo un attimo che stabilizziamo un filino la vettura. E poi possiamo andare a percorrere questa curva a velocità stratosferiche. Perché è una macchina che veramente ti fa fidare molto. Perché non è un finto fidarsi della vettura, ma è veramente un fidarsi del telaio, perché è estremamente sincero, la macchina è sincerissima quando, mamma mia, siamo su tutto gas, c'è da avere paura perché è anche umido, ma non c'è da avere paura, siamo a 200,
20 km orari e ne ancora qua. Io adesso già inizio a rallentare un po' perché tanto vi ripeto qua è inutile. Mamma mia ragazzi, come sta giù. Motore incredibile, hanno fatto un ottimo lavoro, si sente che è stato ritoccato nell'hardware e non solo, nella mappatura, ovviamente poi anche la mappatura fa un pochino, ma neanche così. L'handling di questa macchina è super incredibile, veramente, veramente tanto speciale. Andiamo a baciare il punto di corda, ma andiamo anche a sporcarla un po' queste traiettorie, perché bisogna sporcare le traiettorie con questa macchina. E sentila, sparami dentro un rapporto dietro l'altro. Che fucile. Allora, rispetto a Giulia, sono veramente la persona più felice del mondo in questo momento. Rispetto a Giulia, sembra che il peso sia leggermente più spostato verso il retrotreno. Si sente che la macchina è più agile. Mamma mia come va giù. Si sente che la macchina è molto più agile e certo che si riduce veramente il peso quasi di un 10%, ed è normale che faccia questo effetto su questa macchina. Vi dicevo, è molto più agile e veramente poterla configurare a seconda del tracciato che si va ad affrontare credo sia veramente una delle chicche migliori di questo progetto, perché si può veramente configurare la macchina per andare a girare in circuiti diversi, andare più veloce, andare più piano, ma stare ancora più attaccati al suolo. E veramente la progressione di questo motore è incredibile. Derivato Ferrari, ma mica così tanto, in Alfa Romeo l'hanno rivisto ovviamente tutto questo motore, ed è rabbioso. Ecco, sapete che i V6 come caratteristica hanno quella di essere molto aggressivi, molto scorbutici, ed è il motore giusto per questa Giulia qua, qua del foglio, questa Giulia GTAM. Mamma mia che motore ragazzi. Adesso io voglio stare zitto, tanto l'ha già provato Emiliano, non c'è da dire tanto su questa macchina, godiamoci un bel giretto, tranquilli. I cambiamenti di direzione sono impressionanti. Tra l'altro mi sono dimenticato di dire una cosa molto importante, ovvero che le performance che raggiungiamo su GTA-M e GTA sono dovute anche alle gomme che vengono utilizzate, che sono le Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect, che praticamente sono delle Pilot Sport Cup 3, perché sono dei prodotti completamente nuovi rispetto alle Cup 2, e delle gomme che grazie a una doppia mescola sulla parte interna e la parte esterna, e altre tecnologie come le tele che non sono più dritte ma vanno a seguire tutte le ondulazioni del battistrada, riescono ad avere una migliore resistenza e riescono a garantire delle velocità di percorrenza in curva molto maggiori, velocità di percorrenza in curva che sono proprio il focus che il team di ingegneri Alfa Romeo ha voluto stamparsi bene in mente quando ha sviluppato questo progetto, perché questa macchina qua riesce a girare veramente con dei tempi impressionanti e guadagnare tanto tanto di quello spazio. Adesso in questo momento magari vi lascio una piccola slide che vi fa vedere di quanto stiamo parlando in alcuni dei tracciati più famosi, e ragazzi, cioè è quasi un peccato che questa macchina venga presa da collezionisti, perché questa macchina qua deve essere presa veramente da persone che hanno un biscione al posto del cuore, vogliono divertirsi tutti i giorni in pista, perché è un vero animale da pista questa macchina, vestita da berlina di segmento D. Non ho parole, veramente non ho parole, è una delle vetture più sorprendenti che abbia mai guidato. Adesso si sente che si stanno scaldando un po' tanto i dischi, abbiamo un impianto carboceramico che fa fermare la vettura in 32 metri da 100 km orari, valore di riferimento, e soprattutto è instancabile. Pensate che ha una certificazione ISO specifica che viene conseguita soltanto al superamento di 10 giri senza segni di affaticamento di Fiorano. Veramente impressionante. E io con questa notizia, ragazzi, devo lasciarla respirare, cioè non voglio, in realtà deve chiudersi il video. Ma
Mamma mia, che bella, 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 che bella. Ne ho fatte 500, ne ho fatte 500. Ne ho fatte solo 500. Ne ho fatte solo 500. Mamma mia, che bella. Mamma mia, cosa gira forte questa macchina. Intanto è telaio, questa macchina regge tranquillamente 1000 cavalli, si può buttare su 1000 cavalli, li regge. Secondo me esasperarla ancora di più dal punto di vista dell'assetto e delle sospensioni ne può avere un 50% in più. Io mi immagino questa macchina in un campionato turismo, che cosa potrebbe fare. Incredibile, veramente incredibile, veramente pazzesca. Comunque, ritornando a noi, rispetto adesso, ovviamente non sto seguendo nessuna traiettoria, se è ben chiaro, rispetto alla quadrifoglio si sente la leggerezza in più, perché 100 kg, lo ripeto, non sono per nulla pochi. Si sente è come se si siede un attimino più indietro la vettura, e il fatto che sia più spallata, il fatto che abbia delle carreggiate allargate, dà una stabilità in percorrenza di curva estrema rispetto a Giulia, che già era impressionante, ma qua si sente veramente tanto. Forse, sapete cosa? Girando forte con Giulia, in situazioni limite si poteva avere il retrotreno che poteva un attimino galleggiare, perché gli mancava carico al retrotreno in alcune situazioni, era picchiata davanti, ma anche per via dello spoilerino che c'era davanti. Con l'aggiunta di quest'ala posteriore veramente si sono risolti 852 milioni di problemi, e si è data una chiave di lettura alla performance di quest'auto inedita. Che occasione, che privilegio poterla guidare qua a Barocco. Mi sembra di tornare indietro nel tempo, vado a coronare uno dei sogni della mia infanzia, e torno a casa veramente con un cuore grande così, e soprattutto con ancora di più la consapevolezza di quanto questa vettura riesca a dare come progetto, come telaio, come tutto. E tra l'altro, nota di servizio, adesso ve lo dico ma tappatevi le orecchie: sono riusciti ad ottenere 30 cavalli in più su un motore omologandolo. Probabilmente a Nord con 510 sono tirati. Che progetto, veramente un progetto incredibile, devastante. È pazzesco, cioè la macchina che non ha rollio, non ha imbardata, trasla così, stock, 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 stock. È pazzesco, veramente pazzesco. È veramente, veramente pazzesco. È veramente pazzesco. Non so che cosa dirvi, a dire il vero so benissimo che cosa dirvi, e vi dico solo che GTM è l'esemplificazione di quanto questa piattaforma riesca a fare, di quanto questa piattaforma riesca a offrire, e di come lei sia inciso, scriviamolo, punto, stop, nessuno può più dire il contrario, di come lei sia il riferimento assoluto della categoria. Nessuno è come la Giulia a livello di dinamica di guida, tecnologia e tutto il resto sono altri discorsi, ma a livello di pura dinamica di guida, di puro godimento su una vettura di questo segmento, non esistono veramente rivali, non esiste competizione. E questa è una delle vetture più estreme nel suo contesto, anzi è la vettura più estrema nel suo contesto che abbia mai guidato. Veramente un lavoro eccezionale, si sente che questa è una macchina fatta
da poche persone, pochi ma buoni, pochi intimi, si sente che è un progetto fatto da poche mani, non ci sono un miliardo di capoccioni del marketing a dettare come sarà una vettura su base di qualcosa che esisteva già, si sente che questo è un prodotto genuino, che ha davvero tanto da dire e diventerà sicuramente un oggetto da collezione, perché veramente Giulia è stata a livello di vettura, di dinamica di guida, qualcosa che nel mondo dell'automobilismo mancava nel XXI secolo, e lei sicuramente rimarrà nei nostri cuori, rimarrà la vettura capace di regalare queste emozioni. Davvero incredibile, non ci sono altre parole. Voglio sapere da voi che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, fatemelo sapere. Ho cercato di raccontarvi la macchina al meglio di quelle che potevano essere le mie possibilità, e adesso sta veramente a voi farmi sapere che cosa ne pensate di questo oggettino. Che dire? Da balocco è tutto, alla prossima, ciao!